ero presso la software house della CNA e lavoravo come analista programmatrice, insomma facevo la cura del cliente, sono sempre stata iscritta, sempre stata attiva, perché del sindacato la cosa più importante secondo me è il principio della solidarietà, della tutela dei più deboli e delle persone che non hanno voce. E mi sono sentita importante, utile e mi sono sentita un piccolo tassello di un'organizzazione enorme. Serve ad avere un punto di riferimento per le persone anziane che sono in pensione e che sono una fascia molto debole della popolazione, perché non sempre è in grado di capire la normativa, di capire le novità che ci sono e capire che differenza c'è tra un trattamento e un altro e quali sono le agevolazioni a cui ha diritto. Quindi è la fascia della popolazione più debole ancora, perché è più sola. Direi ai nuovi pensionati che qui trovano una famiglia, trovano delle persone meravigliose che danno il loro tempo e la loro competenza umana e professionale a persone che ne hanno bisogno. Quindi li esorto a dare un pizzico del loro tempo allo SPI. Noi rappresentiamo gran parte della società del paese e che è disponibile, come si dice, a non mollare. Una piazza larga, ma guardate che ci siamo assunti una grande responsabilità, è Piazza San Giovanni. Nessuna categoria negli ultimi anni ci ha provato e Piazza San Giovanni dovrà essere stracolma per noi. C'è un grande movimento che si richiede lui il cambiamento di questa politica violenta, della divisione. È la risposta più vera di un sindacato, di una forza di rappresentanza democratica e larga. E insieme ce la faremo. Grazie a tutti e ci troviamo al 1° di giugno. Dal 1° giugno troverete sulla vostra pensione una trattenuta per gli arretrati e tra l'altro la rivalutazione che è stata riconosciuta a gennaio nei mesi successivi è stata ridotta. Questo è stato chiaramente un atteggiamento, un'azione che ci ha visti contrari. Come contrari siamo alla flat tax. Chi ha milioni di euro pagherà come chi ha 500 euro e quindi non è una cosa, come dire, buona. Saremo in piazza per chiedere una riforma fiscale vera. I pensionati pagano un fisco più alto rispetto a tutti i paesi europei, ma anche rispetto ai lavoratori dipendenti. Politiche sulla sanità, una legge sulla non autosufficienza. In questo paese noi non abbiamo una legge sulla non autosufficienza. I tagli che stiamo vedendo in questi giorni sono soldi che noi non recupereremo più, noi non siamo il bancomat di nessuno. Per cui un appello a partecipare il 1° di giugno in Piazza San Giovanni, sarà una manifestazione unitaria insieme con gli altri sindacati, perché dopo tanti anni abbiamo ritrovato uno spirito unitario e questo è solamente l'inizio di un percorso di ripresa delle manifestazioni. Il movimento sindacale si sta riappropriando delle piazze, quelle piazze che qualcuno, non propriamente democratica, sta tentando in un qualche modo di intestarsi. Come dici tu, ma voleremo in giro.
cielo in carne ed ossa, non torneremo più. È un problema che a volte viene un po' sottovalutato, entra nelle coscienze delle persone quasi un senso di assuefazione alle notizie che una donna è stata uccisa perché è troppo amata da un uomo. Noi pensiamo che invece non dobbiamo avere questa quasi assuefazione alla notizia, ma dobbiamo mettere in campo anche da parte nostra tutte le modalità per combattere comunque le differenze più o meno ideologiche tra uomo e donna, anche attraverso la nostra contrattazione all'interno delle imprese, perché vanno rispettate le donne, le loro professionalità, e soprattutto non può essere che una donna a parità di mansione e a parità di capacità riceva dei salari inferiori rispetto all'uomo del 20-25%. E mentre dice così mi strattona per la mano e mi butta per terra. Io non so che cosa fare, lo guardo implorante, mi viene in mente quella volta quando avevo 18 anni che un venditore ambulante... Lo spettacolo è nato 2 anni fa, sempre però con lo SPI CGL, poi c'è stato l'appoggio del Centro Vivere Donna e si è creata una situazione, insomma, di rete tra le varie SPI CGL su questo argomento. È una storia in parte autobiografica, non parla di violenza nel senso tradizionale, nel senso che non c'è una vera e propria violenza fisica, però è una storia di violenza psicologica. Ho pensato che nella mia storia potessero ritrovarsi tante donne, per cui attraverso questa sorta di racconto familiare emergono tutte le violenze e le discriminazioni cui una donna va soggetta fin dalla più tenera età. E continua a bussare, bussa e bussa, mi dice aprimi, se non mi apri discorso! L'anno scorso abbiamo fatto un ciclo di incontri con i licei di Carpi e Modena e i ragazzi si fermavano a fine spettacolo a chiedermi cose, moltissimi ragazzi. Quindi le ragazze dicendomi ah sì, questa cosa succede anche a me, i ragazzi incuriositi e stupiti, anche perché ci sono varie figure maschili nella storia, e quindi mi è capitato a distanza di tempo di incontrare di nuovo questi ragazzi che ancora mi chiedevano dello spettacolo, quindi per me è stato un grande successo. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto. È il segno di un'estate che vorrei poter.